Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e anche oggi, come ogni martedì, nuovo video a tema Harry Potter. È questa volta recensione di un nuovo volume di Panini Comics. Dopo questi che vi ho già mostrato, il primo era Il taccuino di Newt Scamander, poi uscì anche Diagon Alley e Le arti oscure, ecco che arriva un nuovissimo volume che mi è appena arrivato e che vi ho già mostrato anche su Instagram in anteprima. Quindi mi raccomando, seguitemi anche lì. E si tratta dell'album del film dedicato a Hogwarts. Come al solito all'interno allegati, tante cose molto molto carine e non vedo l'ora di sfogliarlo assieme a voi. Quindi ragazzi, direi di dare subito un taglio alle ciance e di cambiare inquadratura per guardare assieme il contenuto. Ecco qui il nostro bel volume cartonato e vediamo già in copertina il castello di Hogwarts. In questo caso credo sia una foto tratta dalla riproduzione del castello che si trova a Orlando, nel parco divertimenti di Universal. Non vorrei sbagliare, ma credo sia proprio una foto ritoccata di quel castello lì, anche perché manca la torre di astronomia e altre parti del castello qui dietro, quindi credo proprio di sì. Ma detto questo, cominciamo subito a sfogliare il nostro volume. Ecco che troviamo già il primo allegato, che è questo artwork in acquerello dello stemma di Hogwarts. Mi piace un sacco, soprattutto quello di tasso rosso. È davvero molto molto bello e diverso dal solito. Questo qui si può staccare e magari incorniciare, appendere in camera. Davvero molto molto bello. Poi qui troviamo le quattro case di Hogwarts. Ed ecco una foto iconica, un'immagine iconica del castello di Hogwarts del primo film di Harry Potter e la pietra filosofale. Ma andando ancora avanti, ecco che incontriamo il sommario. Come si divide questo volume? Abbiamo un'introduzione, poi in viaggio verso Hogwarts, quindi lettera di ammissione, materiale scolastico, raggiungere Hogwarts, lo smistamento, le uniformi e le quattro case. L'ufficio del preside, gli studi magici con tutte le materie e gli esami e poi attività extracurricolari tra cui il Quidditch, attività scolastiche autorizzate e attività secondarie come l'esercito di Silente. E poi ecco che abbiamo la nostra introduzione, nuovamente lo stemma di Hogwarts e qui troviamo già il primo allegato che è una copia della lettera di accettazione che Harry riceve prima di cominciare i suoi studi a Hogwarts. Eccola qui, molto molto carina, molto fedele, firmata dalla professoressa McGranit, e qui, caro Mr. Potter. Questa molto bella, per chi non l'avesse ancora, è l'occasione giusta per recuperarla. Ma andiamo avanti, ecco qui invece l'espresso per Hogwarts, quindi ci stiamo avviando verso la scuola, e troviamo una riproduzione del biglietto, anche questa da staccare, molto molto carina. Ci sono davvero tante piccole chicchette in questi libri che mi piacciono sempre tantissimo. E poi ci viene raccontata anche la storia dell'espresso di Hogwarts, della stazione, il binario 9 e 3 quarti e tutto quello che in qualche modo fa parte del viaggio verso Hogwarts. Infatti troviamo anche la Ford Anglia del secondo film, troviamo i Testral, quindi tutti quei mezzi utilizzati per arrivare a Hogwarts. Qui si parla delle divise, degli stemmi delle quattro case, la cerimonia dello smistamento, troviamo anche professori e poi qui questo piccolo allegato, un libretto con i fantasmi di Hogwarts. Troviamo Nick quasi senza testa, il barone sanguinario, il frate grasso, Elena Corvonero, Mirtilla malcontenta e Pix che non è mai apparso nei film e questa cosa mi è sempre dispiaciuta perché è molto molto presente e importante all'interno della saga. E ancora andando avanti, ecco che invece ci spostiamo nell'ufficio di Silente e in questo caso troviamo la riproduzione di altissima qualità del quadro di Silente, il quadro che appare nell'ufficio dopo la sua morte. Anche questo molto carino, soprattutto da appendere o da incorniciare in una cornicetta a giorno, visto che già la cornice è stampata sull'immagine. Davvero molto molto carina anche questa. E continuando, ecco che passiamo agli studi magici. Abbiamo Trasfigurazione, abbiamo Incantesimi col Wingardium Leviosa, abbiamo il nostro professor Allock e tutti gli altri professori di difesa contro le arti oscure come Lupin, come Lumbridge, Malocchio Moody e per finire anche il nostro Piton, che però conosciamo principalmente per aver insegnato pozioni.
come il professor Lumacorno. E poi anche una piccola sezione dedicata a erbologia, questa cosa mi fa molto piacere, e sono riportate anche alcune delle copertine dei volumi utilizzati per studiare questa materia. Troviamo anche divinazione e poi ancora cura delle creature magiche. Davvero tutte le materie sono trattate all'interno di questo volume. E abbiamo anche le risorse magiche degli studenti e poi qui un foglietto pieno di adesivi. Adesivi da poter staccare, attaccare a piacimento, davvero molto belli. Abbiamo le cose principali, il libro Mostro dei Mostri, l'insegna dell'Hogwarts Express, il Quidditch, lo stemma dell'esercito di Silente, il cappello parlante, le case, abbiamo tutto. Davvero molto molto simpatico questo foglietto e poi si passa alle attività extracurricolari come il Quidditch. Qui vengono spiegate le regole del Quidditch, i nomi delle palle e tutto quello che diciamo è relativo a questo sport magico. E poi qui abbiamo un altro allegato dove troviamo due proclami. E troviamo precisamente il numero 98 e il numero 12. Il numero 98 è interessante perché è quello che va a istituire la squadra di inquisizione di Hogwarts dove si vanno a cercare delle reclute. Quindi molto molto bello anche questo allegato. Proviamo a rimetterlo dentro la busta, ok. E andiamo ancora avanti perché troviamo un altro allegato, questa volta molto pesante, e si tratta dell'esercito di Silente. Quindi tiriamo fuori questo allegato. Ecco qui, troviamo delle carte con sul retro scritto Esercito di Silente e cominciamo da Seamus Finnegan. Ogni membro dell'esercito ha i colori della propria casa, quindi in questo caso Grifondoro. Poi troviamo Padma Patil, troviamo Ginny Weasley, poi Harry Potter naturalmente, Hermione Granger, Neville Pacioc, Ron Weasley, George Weasley, Fred Weasley, e poi ancora Dean Thomas, Luna Lovegood e Cho Chang. Quindi abbiamo tutti i membri dell'esercito di Silente. È davvero molto molto carino questo legato, mi piace tanto, anche il retro è molto molto ben fatto. Tutto riposto qui dentro nel suo sacchettino e ci avviamo alla conclusione del volume perché alla fine ecco che troviamo questa bellissima mappa semplificata della planimetria di Hogwarts. Credo sia proprio uno dei quadri o delle mappe che troviamo all'interno della scuola, dove troviamo qui il lago nero, il lago scuro, la foresta proibita e poi troviamo la guferia e tutte le varie parti principali del castello. E con questo direi che abbiamo concluso di sfogliare il nostro libro dedicato ad Hogwarts. Ed eccoci di nuovo qui ragazzi con il nostro bel volume tra le mani, abbiamo finito di sfogliarlo e devo dire che mi è piaciuto davvero tanto. All'interno ci sono tante piccole chicche, tanti piccoli gadget molto carini, soprattutto per chi magari non possiede i volumi come ad esempio La magia del film o ad esempio Dalla pagina allo schermo, che vi comunico tra poco saranno ristampati in nuove edizioni aggiornate con copertine diverse, quindi di quelli parleremo magari più avanti, ma già ve li segnalo e vi lascio i link in info box per preordinarli su Amazon. Troverete naturalmente i link a tutti i libri di Panini Comics che ho già portato sul canale, anche di questo qui nuovo dedicato ad Hogwarts. Cosa mi è piaciuto di più di questo volume? Sicuramente gli allegati che più mi sono piaciuti sono due. Il primo è l'artwork dello stemma di Hogwarts, questo acquerello molto molto bello che, se non sbaglio, è stato ripreso anche nell'album di Animali Fantastici Dove Trovarli, l'album di figurine, che presto mi arriverà e vi mostrerò assieme qui sul canale, apriremo un'intera box di figurine assieme. Ma detto questo, il secondo allegato che mi è piaciuto molto è la raccolta di card dedicate all'esercito di Silente. Davvero molto belle di qualità, belle spesse, belle le stampe, le immagini, mi piacciono tanto. Questi libri sono davvero molto belli, non solo da tenere così in libreria, ma anche da estrarre tutti gli allegati e magari incorniciarli, metterli esposti vicino ai libri, delle bacheche, ci sono davvero tante cose, come ad esempio qui troviamo anche la lettera di accettazione, troviamo il biglietto del binario 9 e 3 quarti che è molto molto carino, quello uguale lo trovate in vendita anche a Londra, a King's Cross, e già solo quello ha un bel costo, costa circa 4 euro ad esempio, quindi sono sempre molto molto graditi questi allegati che si trovano dentro i libri.
mi piacciono, è un'alternativa ai volumoni, sono molto carini anche per cominciare la collezione e quindi direi che ve li consiglio. Poi tutti assieme comunque danno tantissime informazioni sul retroscena, il making of, comunque danno tante piccole chicche davvero molto interessanti. Per me sono assolutamente promossi questi libri e quindi ve li consiglio anche come regalo di Natale ai vostri amici, ai vostri parenti, perché se sono fan di Harry Potter li apprezzeranno davvero tantissimo. Ragazzi, detto questo, io credo che posso anche salutarvi e darvi appuntamento prestissimo con tanti altri video. Se riuscirò, magari pubblicherò più di un video a settimana in questo periodo, anche sempre dedicati ad Harry Potter, visto che c'è molto fermento con l'uscita di I Crimini di Grindelwald e con tante altre novità e prodotti che stanno arrivando. Quindi magari ci vedremo un po' più spesso. Mi raccomando ragazzi, seguitemi anche su Instagram perché lì porto contenuti esclusivi. Ad esempio, di recente ho mostrato la spilla Lumos in edizione limitata che ho acquistato in occasione dei Crimini di Grindelwald e che non ho ancora fatto vedere qui sul canale. Quindi andate a recuperarla, trovate tutti i link sotto in info box e trovate anche le liste che ho realizzato su Amazon con i prodotti di Harry Potter più interessanti presenti sulla piattaforma. Io quelle liste le aggiorno continuamente anche con i nuovi volumi usciti di Panini Comics e tantissimi altri gadget, li trovate sotto in info box. E naturalmente ragazzi trovate anche il codice sconto 7 Potter da utilizzare su Pampling, dove potrete acquistare le magliette a tema potteriano ma anche di tantissimi altri fandom con lo sconto del 15%. Detto questo ragazzi, io do appuntamento a prestissimo con tante altre novità e vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Ciao!